Mario Fioretti, puoi raccontare il tuo primo giorno all'Olimpia Milano? Il primo giorno all'Olimpia Milano è difficile dimenticarsi, è il giorno del mio colloquio al Paralido. Arrivo al Paralido e mi riceve, per modo di dire, Beppe Boggio, che era il magazziniere storico dell'Olimpia Milano, e mi dice di attendere che Coach Kaia sta arrivando. Quindi arriva Coach Kaia, mi riceve nello storico spogliatoio 1, mi siedo, quindi con Attilio, allora gli davo del lei, e iniziamo a parlare e arriva il momento della domanda, mi chiede cosa pensi di poter fare venendo qui. E io candidamente dico, penso di poter dare una mano allo staff nel lavoro, e lui si inalbera come fa Attilio e mi dice, ma di mano qua non è dai, assolutamente, sei qua per imparare. E quindi finisce il colloquio, io avevo il mio secondo colloquio nell'allora sede di via Caltanissetta con allora general manager Gino Natali, quindi esco dal Paralido, chiamo, allora era la mia fidanzata, adesso mia moglie, e dico, guarda, vado a fare il secondo colloquio, vado solo pro forma, adesso una cosa, perché il primo colloquio addirittura il capo allenatore si è arrabbiato, quindi dubito che possa andare nel verso giusto, invece le cose poi sono andate diversamente. Com'è nata la passione per la pallacanestro? Avevo il mio cugino più grande, che ha 9 anni in più di me, che ha sempre giocato a basso livello, quindi da piccolino andavo a vederlo, e un altro mio cugino che invece è la mia età, anche lui ha sempre giocato anche quando era piccolo, io giocavo a calcio, però mi capitava di andare in palestra, e poi ho avuto il mio professore delle medie che durante una lezione di educazione fisica in cui ci faceva giocare mi chiese alla fine, ma tu dove giochi? E dice, no, in verità non gioco, ma secondo me potresti provare a giocare, e quindi da lì il fatto di avere i due cugini che già giocavano, il fatto che io seguissi un po' la pallacanestro indirettamente, il professore che mi dice questo, e quindi provo a giocare e inizia da lì. Circola una storia che da giocatore sei molto diverso da come sei da allenatore, cioè eri molto offensivo, poco difensivo, molto egoista e poco altruista, protestavi sempre, vero? Allora, questo è, sì, direi che è abbastanza vero. Ero, sì, molto propenso all'attacco e molto... Sono anche cresciuto in una società di non altissimo livello dove spesso ero il più bravetto del gruppo e quindi, diciamo, ero portato a fare tanto da una parte e un pochino di meno dall'altra. Vieni da Bergamo, e invece poi com'è nata la decisione di allenare? Io giocavo in questa società che si chiama Intervitas, che è dove sono cresciuto, e dopo che mi ero iscritto al primo anno di università, quando stavo iniziando il secondo anno di università, le persone che dirigevano la società volevano ripartire con un gruppo piccolo e mi hanno detto, guarda, visto che studi e magari hai un attimino di tempo, vorresti provare ad allenare il gruppo Under 13, ci dà una mano a reclutare questi ragazzi nella scuola, e quindi nasce assolutamente per caso. A un certo punto vai in America. Mi piaceva, ma mi sentivo di non essere all'altezza di poterlo fare in un certo modo, se avessi voluto farlo, come pensavo di farlo, ecco. E quindi pensai allora che la cosa giusta era ad andare in un posto dove ci fosse qualcuno che potesse darmi delle basi, ancora tornando a quello che dicevo prima, per l'insegnamento del gioco. E avevo la fortuna che stavo ancora allenando Bob Knight a Indiana University, e quindi pensai che quello potesse essere un giusto percorso di formazione per me, che onestamente avevo vissuto la pallacanestro in maniera stupenda, ma probabilmente mi mancava, cioè non probabilmente, sicuramente mi mancava molto per poterla fare diventare la mia professione nel futuro. E quando arrivi all'Olimpia Milano ti prendi in carico la ricostruzione del settore giovanile. In quegli anni conosci una persona che per te è stata importante ed è legata un po' alla storia dell'Olimpia Milano, Francesco Ricca, solo settore giovanile, però una persona importante. Decisiva, perché quando iniziamo, non essendoci più nulla, la prima cosa che capii è che dovevo avvalermi di una persona che avesse una grande capacità di reclutamento e di relazione con i ragazzi e con le fasce basse. E quindi ho la fortuna di reclutare come assistente Francesco Ricca, tutti lo conoscono a Milano come Chigia, per me è Francesco, e quindi inizia la collaborazione con lui, quindi la formazione, perché ovviamente l'idea era quella di dare un metodo e quindi una linea tecnica, e quindi la formazione sua, perché poi dopo lui potesse prendere i gruppi sotto quelli che tenevo io. E quindi, voglio dire, decisivo per il reclutamento, decisivo per dare una linea tecnica, e sfortunatamente diciamo il progetto finisce presto con Francesco, perché Francesco muore prematuramente in una maniera tragica al Paralido, dopo i nostri, diciamo, 3 anni e qualcosa di collaborazione, il 27 dicembre ci lascia.
Dopo tanti anni all'Olimpia, cos'è per te l'Olimpia e soprattutto quali sono i valori che una persona legata all'Olimpia deve rappresentare? Per me l'Olimpia è ormai una grossa fetta della mia vita, perché 11 anni con tutte quelle ore di impegno messo è ovviamente qualcosa di grosso per me, e tuttora è il sogno, cioè nel senso che mi capita ancora di essere in campo anche adesso e momenti di pensare, cioè sto allenando l'Olimpia Milano, e penso che la cosa che ho sempre detto ai ragazzi, che il fatto di avere, portarsi dietro quell'emozione esattamente come se fosse il primo giorno, è la cosa decisiva che ti sprona. Penso che i valori siano quelli di qualsiasi società che abbia un blasone di questo tipo, cioè l'etica di lavoro, l'entusiasmo, la voglia di competere, la voglia di vincere. C'è stato un momento in cui all'Olimpia Milano sei stato l'assistente di un'altra leggenda che è coach Dan Peterson, e da lui è nato il soprannome di Spielberg del basket. Ti piace questo soprannome? Beh sì, nel senso che coach è una persona come tutti i grandi allenatori che tende a valorizzare oltremodo le persone che lavorano con lui, senza preoccuparsi che la cosa possa incidere minimamente, voglio dire, sulla propria persona, e quindi sicuramente il complimento è gradito, ma ovviamente, come in questi casi succede, esagerato. Puoi raccontare da cosa proviene questa definizione? Ma coach penso che apprezzasse parecchio come riuscivo ad analizzare una partita per poi riportarla con una serie di clip ai giocatori in maniera abbastanza sintetica ed incisiva. Penso che la definizione venga da quello. C'è stata anche la chiamata di Simone Pianigiani e quindi della nazionale italiana, quindi da qualche anno ormai fai parte dello staff della nazionale. Cosa provi? Per me, voglio dire, il fatto di essere chiamato prima come coordinatore video e poi essere promosso al ruolo di assistente è qualcosa di più, diciamo che Simone mi ha riconosciuto più e si è preso un rischio, secondo me, vedendo in me qualcosina di più di quello che potevo fare in quel dato momento. Ecco, quindi ho avuto la fortuna di trovare una persona che ha pensato: non è solo bravo a far questo, può fare anche quest'altro. Vuol dire, una cosa decisiva quando fai un lavoro, perché lo sappiamo tutti, c'è un momento in cui stai facendo qualcosa e qualcuno arriva e dice: sai che tu sei anche capace di fare quest'altra cosa. E quindi c'è questo. E secondo, il fatto di, quindi questa è una cosa più personale e di carriera, ecco, come dicevo prima. L'altra cosa invece ovviamente è quella dell'orgoglio, ed è innegabile, non è aria fritta, non è retorica, il fatto di andare a rappresentare la tua nazione, vuol dire, ti dà una spinta e un onore, cioè è difficile spiegarsi, ti dà la forza di fare proprio lo sforzo in più, di stare un'ora in più davanti al video, anche se è molto tardi, di cercare di fare qualcosa in più per ottenere qualcosa che non è replicabile in nessun altro modo. E dopo tanti anni all'Olimpia, c'è un aneddoto, una storia che nessuno conosce, che puoi raccontarci? Un aneddoto riguarda una cosa personale che però penso possa dare un'idea di quanto il fatto che si sia esigenti come staff, ma che questo venga replicato da qualcuno dei giocatori che possono avere più leadership all'interno del gruppo, possa essere importante. Il mio primo anno sto facendo un lavoro individuale con i lunghi, tenevo i lunghi, e ho, diciamo, una discussione con uno dei giocatori abbastanza accesa, in cui mi rendo subito conto, anche per le esperienze mie precedenti, che non posso lasciargli l'ultima parola, quindi malgrado sia non proprio una posizione di forza, perché sono appena arrivato e sono l'ultima ruota del carro, cerco di ribattergli e faccio esattamente quello. Finisce l'allenamento e sono un po' provato, diciamo, perché arrivare, scontrarsi e cercare di tenere botta, e quindi van via tutti, sto passando e ci sono nello spogliatoio due dei veterani che sono Ugo Sconocchini e Claudio Coldebella, e Claudio mi chiama, e io penso, adesso mi dirà o che ho esagerato magari, e mi chiama e dice: oh, va benissimo così, vai avanti così, stagli addosso che da dietro ti diamo anche una mano noi. E proprio in testa di pensare, cioè le cose funzionano se non solo il capo allenatore, ma è dietro qualcuno che non solo non si impressiona di fare tutto a rabbia, ma che ti dica: così va bene, perché ritiene che con quel giocatore lì andava bene stargli addosso. Mario Fioretti,
Uomini Olimpia, la seconda puntata. Grazie del tempo che ci hai dedicato. In bocca al lupo. Grazie a voi, crepi il lupo.